Questo è Digitalia, smartphone vietati per legge ai bimbi. Vi piace questa cosa? La proposta di Sandra Zampa e anche SPID Speed per i social. Non quello di Belushi, ma l'identificativo digitale. Speed dei social? Sui social, vabbè, è una cosa che abbiamo capito. Ciclicamente, ciclicamente ritorna. Non credo che dobbiamo ritornare sull'argomento. Quello invece del, dell'età minima eh, per gli smartphone. Eh, mi sembra una, una proposta. Una proposta nuova su cui pare che un senatore di Forza Italia in realtà ci stia lavorando. Cioè, dovrebbe essere già così. Nel senso, si può intestare un abbonamento telefonico a un bambino? Da che età? Però quello è diverso perché lì entra il discorso appunto di quanto puoi essere solvente e, non, e probabilmente eh, e probabilmente un bambino non, non può, essere, bambino non non può essere, solve essere solvente. Ma può essere un eh. soluto? Nell'acido, no, che senso? <ride> sì appunto, vedi tu hai studiato tanta finanza ma poca chimica e non hai afferrato subito ecco. la battuta. Comunque va bene, il soluto è quello che finisce dentro al solvente. Esatto, quindi il bambino no, non può no, essere il... solente, ma può essere un soluto. Mm. Il, um, no, appunto. Mi, mi stupisco che, che sia necessario arrivare innanzitutto a una cosa del genere. Un po' perché è una di quelle leggi che mi chiedo poi come venga verificato. Di fatto, eh, i bambini spesso hanno in mano il cellulare dei genitori. Dubito che un bambino di prima elementare abbia il suo cellulare, il suo smartphone. E contemporaneamente ci sono già leggi che limitano la fruizione di servizi, non ci si può iscrivere a Facebook, a clubhouse, a Instagram, a TikTok e tutti questi altri sotto una certa età, 13 anni in alcuni casi, 16 in altri. Per cui qua se parliamo di bambini delle elementari, di fatto si pone l'età intorno: cioè la proposta è in quinta elementare, siamo ben sotto. E quindi come, come lo limiti? Cioè non puoi dare neanche quello dei genitori per fare il giochino mentre urli dal dentista cosa no, che no, è sbagliata no, educativamente no, no, risposta, ma non ho una risposta esatto però, no. però ho tante domande e ho tanti paragoni nel senso che io l'intrusione dello stato nelle, nella vita dei singoli l'ho sempre eh, l'ho sempre rifiutata l'ho sempre vista come eh, lo stato che deve infilarsi fin sotto la doccia io lo disprezzo infinitamente eh, però ammetto che ci sono delle volte che può essere utile. Non lo so, lo stato ti obbliga a mettere il casco in moto. Non è che senza casco tu fai male agli altri, fai male solo a te stesso, però noi accettiamo che lo stato ci obblighi a mettere il casco quando andiamo in moto. Noi eh, accettiamo che lo stato obblighi i minori a mettere il casco quando vanno in bicicletta sulle piste ciclabili. Questa è una cosa abbastanza recente. Però uno può non essere d'accordo, ma quello come società l'abbiamo accettato. Eh, accettiamo che il tabaccaio non possa vendere le sigarette e il bar non possa vendere l'alcol ai minorenni. Um, i social sono meno pericolosi del tabacco e dell'alcol. No. Dello... I social sono già vietati, è questa la cosa. No, no, sono vietati, ma sono vietati in una maniera inefficiente. Eh, sono vietati in una esatto. maniera il... assolutamente inefficiente. È come se tu dicessi, mettessi un cartellino sulla bici e non facessi nessun controllo e dicessi quando prendi questa bici, sei meno di 18 anni, devi mettere il casco. Se non ci sono dei controlli, non ci sono delle multe, il casco non lo mette nessuno. Se nessuno ti ferma in macchina, la cintura, la, la cintura di sicurezza. Negli anni 80 quando è stato introdotto l'obbligo, non l'avrebbe ne messa nessuna. Oggi a furia di obblighi può darsi che abbiamo una percezione diversa e anche senza l'obbligo probabilmente l'80% delle persone la cintura la metterebbe lo stesso. Tranne quando è di fretta, devo solo spostare la macchina da un posto all'altro e vado di corsa eccetera, la cintura non la metto, lì la metti solo perché sai che se ti becca il vigile ti toglie la patente. E se fai l'incidente lì, muori se non hai la cintura e lì è la stessa cosa i social certo che quando iscrivi dici sì a consenso, sì o oh, n anni eccetera ma se non ti dà l'ok okay, quando metti 1900 anzi 2002 e, e due, eh, tu metti 2001 2099 98 finché ti fa entrare e, e quello entra e quello lì è un pattern negativo da matti perché semplicemente ti istiga Istiga, tu vuoi entrare finché non metti il numero giusto, non ti fa entrare e tu continui a cambiare. Ed è quasi un'istigazione a delinquere in quel senso. Per cui serve un qualche cosa di più. Io e non dico che sia il divieto sia di usare uno smartphone a un bambino di un'età mm. minore di mm. un divieto di legge, come si tradurrebbe? Non lo visto so. Che già c'è so. questo, questo so. meccanismo di dire allora, è, è vietato, devi inserire la data di nascita, quindi cambio il numero allora i telefoni. I telefoni hanno tutti dei meccanismi discreti, potrebbero essere migliori. Se spendessero tutti gli sforzi di sviluppo che spendono per i social network, per la privacy di Apple, per la migliore fotocamera, li spendessero nel controllo dei minori, sarebbero infinitamente migliori. Però ci sono e funzionano. Già quelli, renderli obbligatori, potrebbe essere un passo in più. Poi dici come controlli? Già quelli, renderli attivabili velocemente senza dover entrare in fondo a tutte le impostazioni ma un telefono da genitore perché il problema è proprio quello che dici tu il problema è del telefono del minore è dai 12 ai 14 ai 18 anni nelle famiglie normali poi ci sono i bambini di 8 anni che hanno il telefono e l'account su Instagram e si fanno le foto in posa da velina io ne ho visti tra le compagne di Bea da mettersi i mani nei capelli lì vabbè bisognerebbe prendere i genitori buttarli in galera buttar via la chiave e va bene però il problema grosso è anche quello che dici tu, cioè il genitore che il bambino non ha un telefono, per farlo stare buono dal medico, dal dentista, dal barbiere, a cosa? Te, tieni il mio telefono un quarto d'ora, guarda un video su YouTube, mentre lui è sulla sedia del dentista, il bambino fa le peggio cose in giro per internet. O può farle, per carità. E allora un telefono che ha già un'impostazione disattivata ma tutta configurata, e che nel momento in cui tu dai il telefono al bambino basta fare clic. Oppure semplicemente il telefono si attiva oltre che con la tua impronta digitale con quella del bambino, ma quando si attiva con quella del bambino, tac, automaticamente fa scattare quei meccanismi, già sarebbe una gran cosa. Ci vorrebbe la possibilità del vigile che ti dice, caro bambino o signor Facconi, mi dia un po' il telefono che ha dato a suo figlio che devo controllare se, se i filtri sono attivi. Quello a me sembra molto intrusivo eh, cioè io, nel senso, e, e mi sembra io, esagerato, um... sinceramente. Però, cavolo, mi sembrava anche esagerato quando ma... ci hanno obbligato a mettere il casco in motorino, che si andava tanto bene senza, potevi fumarti la zizza mentre facevi le impennate, era tanto figo. Però dopo vent'anni dico hanno fatto bene a obbligarci a mettere il casco. Non lo so, non ho risposta, lo dico, sono in dubbio, però non sono né da una parte né completamente dall'altra. No, no, ma allora, io sul fatto che sotto una certa età non bisogni. Non è lo smartphone il problema, è navigare su internet sì, in maniera certo, certo. Eh, non assistita. Per cui cioè essere da soli su internet, con YouTube in mano, con il eh, potere installare i social, eccetera, quello no, e sono d'accordo. Mi chiedo se il limitare l'accesso per legge allo smartphone a un minore, a no. un bambino piccolo, che già comunque sia è difficile secondo me che abbia un bambino così piccolo il suo personale smartphone, perché già tanti altri vincoli di legge lo impongono che non è possibile. Eh, mi chiedo quanto sia efficace no, Era, è quello vietare, che non il discorso di... Non cioè, puoi vietare chiaro... lo smartphone ai bambini, è, com è come vietare... È come quelli che dicono, ah, il mio cane non, non, non viene mai a chiedermi il cibo quando siamo a tavola, sì, va bene, ok. Un cane su un milione nei film di fantascienza. Il bambino è ipnotizzato da quel telefono esattamente come lo siamo noi e non vogliamo ammetterlo e lui ha ancora meno filtri per cui lo è ancora di più. Per cui è impossibile pensare che hai un telefonino in casa che lo usi e che il figlio almeno una volta non ce l'abbia in mano. Ogni tanto per cui vietarlo ai minori è di una stupidità colossale. Costringere, obbligare un certo tipo di comportamenti o di, di, di opzioni, eccetera. Cosa è una strada percorribile. Ecco, non solo giusto, tu, ma è una strada percorribile. Quello e... che dicevi tu di obbligare a mettere dei sistemi di parental control efficaci ai produttori di telefoni, quello mi piace. Ci sono alcuni produttori. Samsung, ad esempio in molti dei suoi telefoni ci ha installato cioè preinstallato dei meccanismi che è la modalità bambino che sono fenomenali non ah. ci esci e, sono, e, e funzionano come dici tu con riconoscimento eccetera per cui fosse così una roba equivalente in tutti gli altri produttori per legge questa sarebbe è una facile da attivare senza andare in fondo alle preferenze eccetera c'è cioè, sì. tipo dalla lock screen eccetera e eh beh quello è molto utile Eh io su, su, sul adesso Bea ha 12 anni, ha un telefonino suo, eccetera, è obbligatorio. C'ha i suoi parental control. Già quello su Safari l'ho dovuto ammorbidirlo perché a lei piacciono i manga. Piacciono i cartoni animati giapponesi, ma se lei cerca manga. Anime allora? Sì, cartoni animati anime, ma anche manga. Se lei cerca manga o anime, se io metto i filtri di Safari, i, saf i filtri di Safari li metti o sì o no, se metti che sono filtrati, qualsiasi cosa dove c'è scritto manga o anime non te lo fa passare. E sì sei sicuro che lì hai investito gli stessi soldi che hai investito sulla rete neurale per giocare a lego con, con la realtà aumentata eccetera la, forse no per la cacchina con cui dentro ai message ecco. e lì esatto. probabilmente si potrebbe, si potrebbe fare di più si